Fabio Matis presenta We Are The Net. Siamo tutti connessi. Una torcia luminosa nelle caverne digital ad illuminare il viaggio alla ricerca di nuove forme di vita. Rieccoci qua, bentornati su We Are The Net, una torcia luminosa che illumina il vostro sentiero per cercare di capire chissà che cosa. Ogni tanto mi piace rispolverare le vecchie sigle, c'è quello di Sciamonesimo, quella con Papi che urla sigla, musica e roba del genere. E bentornati, oggi puntata che definirei riflessiva, perché voglio parlare di abitudini. Sto cercando di creare delle abitudini. Cosa c'entra con col mondo digitale tutto ciò? Cerco di spiegarlo in poche parole. Allora, che chi mi segue più assiduamente, quindi ha il suo bel da fare, ha visto che nell'ultima settimana ho pubblicato praticamente tutti i giorni. Perché questo? Perché sto cercando di creare un'abitudine verso la mia utenza. Cosa significa creare un'abitudine? Significa che ho notato che più mi sforzo a ripubblicare, a rimettere mano alle mie cose, eccetera, a puntare su i social, alcuni social in particolare, diventa un lavoro estenuante. Hai notato anche che nell'ultima settimana non ho neanche più messo la copertina, per dire, del podcast, ma c'è sempre lo stesso che viene ripetuta. Questo per far entrare il simbolo bene in testa, soprattutto di quelli che non mi conoscono. Ma voglio creare un'abitudine, quindi l'abitudine qual è? Tutti i giorni mi puoi trovare su We Are The Net. Dici, ok, grazie per lo sforzo, perché fai questo? Allora, faccio questo perché è impossibile arrivare a tutti i giorni, ma sapere che tutti i giorni mi puoi trovare con un episodio nuovo e tarato sulla anche attualità, quindi parliamo di cose tipo l'altro giorno abbiamo parlato di un articolo appena uscito sul Fatto Quotidiano, no? Sai che tutti i giorni mi puoi trovare, dal mio punto di vista crea una fidelizzazione che va sopra i social. Il mio fine è proprio, anche nelle strategie che faccio per i clienti, è che le persone ti ricerchino e non sei solo tu a comparire. Infatti, secondo me la cosa fondamentale non sono i social ma è Google. Sempre stato così, ho sempre lavorato più sul lato Google, dato parole chiave, e i social sono quell'additivo, qualcosa in più. E quindi voglio creare un'abitudine, ma un'abitudine la creo se io stesso per primo mi creo un'abitudine, perché ovviamente mi devo ingegnare tutti i giorni con metodi che abbiamo già parlato, poi se volete rimetto online o ne parliamo nella maniera più aggiornata. Cerco di creare un'abitudine per me, perché tutti i giorni devo trovare un argomento buono, quindi mi creo un calendario editoriale. Ora normalmente è così composto: lunedì c'è una diretta che poi finisce il martedì sul podcast. Tutti i giorni, quando non c'è qualcosa di particolare, commento di news, una recensione di un libro, un film, una serie, qualcosa, e poi almeno una volta a settimana qualcosa che riguarda il mondo del digitale o del mondo veg o del mondo ecologico, insomma, e poi ovviamente un punto di vista, tipo questa settimana ho parlato di Greta Thunberg, per esempio. Questo lo devo fare come abitudine, perché altrimenti ho già provato una volta a fare tutti i giorni una puntata del podcast e a un certo punto sono naufragato perché mancavano le idee, eccetera. Strutturandomi, creandomi un'abitudine,
questa cosa si può superare. Sto dicendo a te che stai ascoltando, a creati un pubblica tutti i giorni, no, ma crearsi un'abitudine, assolutamente sì, che sia anche più veloce possibile. Io adesso sposto il microfono, accendo, registro, non vado neanche più in video, non mi interessa, voglio essere ascoltato da quella piattaforma. Anche perché, diciamoci la verità, abbiamo praticamente, adesso oggi non sono andato a vedere, ma abbiamo praticamente superato le 10.000 ascolti del podcast. Come si crea un'abitudine? Allora, sono andato a cercare un po' di informazioni in rete. Leggo dal sito dal prestigioso sito Pronto Professionista. Quanto tempo ci vuole per trasformare un'azione in abitudine? Nel 1960 il chirurgo plastico Maxwell Maltz, che sembra un po' il nome di quello dei Simpson, definì la durata di soli 21 giorni per creare un'abitudine. In seguito, tuttavia, si osservò che i neuroni non sono capaci di assimilare del tutto un nuovo comportamento in questo arco di tempo, che solo dopo solo 21 giorni di attività corriamo il rischio di abbandonare in modo prematuro l'impresa. Quindi io mi sono dato una regola, cioè per 21 giorni pubblico ogni giorno una puntata, non devo saltare un giorno. Se supero questi 21 giorni è probabile che io vada avanti all'infinito. E quindi se qualcuno cerca Fabio Matti, cerca Weirdanet, cerca, sa che trova tutti i giorni una puntata nuova del podcast. Aggiornata alle ultime cose che riguardano appunto mondo digitale, mondo le cose che abbiamo sempre parlato su We Are The Net. Tu pensi di riuscirti a creare un'abitudine? Tra l'altro la cosa dei 21 giorni io la ritrovo anche nel mondo cosiddetto esoterico, visto che fa tanta paura questa parola, significa solo nascosto, rivelato l'esoterismo, niente di particolare. Comunque, la vita di una cellula è di 21 giorni, guarda caso. Quindi, una volta passati 21 giorni, sono cambiate sicuramente tutte le cellule, dalla prima all'ultima, da quando tu hai compiuto un'azione 21 giorni prima. E quindi sei una persona tendenzialmente nuova e quindi c'è nella memoria delle tue cellule un certo tipo di azioni. Proviamo a fare questo tipo di azioni anche con il podcast. Fatemi sapere se questa cosa vi sconquiffera, vi piace. Buona giornata. We are the net. Siamo tutti connessi, è un progetto di Fabio Mattis. Questa è la versione podcast nata nel 2018. We Are The Net vuole creare, sfruttando anche il digital, reti di anime non perfettamente allineate con il sentire comune. I classici difetti di fabbrica. Anzi, meravigliosi difetti di fabbrica. We Are The Net è un podcast volutamente bohemien, ecologista, spirituale, stralunato, che vuole creare anche una nuova materialità partendo dal digitale. Ci trovi su tutte le piattaforme di podcasting e su wearethenet.it. Cerca il canale Telegram We Are The Net per ricevere tutti i giorni informazioni su questo e altri progetti connessi.